Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli asini, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città, e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Laddove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono ed entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, con il cuore che non sarà mai sufficientemente grato per un dono tanto sublime e immenso, celebriamo anche quest'anno, in rinnovata fede e ardente amore, la solennità del Corpus Domini, la grande festa dell'Eucaristia, il giorno in cui tutta la Chiesa è chiamata a riflettere, meditare, contemplare l'adorabile mistero del corpo e del sangue del Signore, ma soprattutto continuare a stupirsi, rallegrarsi, esultare e meravigliarsi di cosa si è potuto inventare il Signore Gesù con l'Eucaristia, che è un vero e proprio eccesso dell'amore divino. Quando faremo il silenzio, come già vi ho annunciato, dopo la Santa Messa, dopo la Comunione meglio, perché è un prolungamento della Santa Messa, in questa limitata ma almeno possibile forma di adorazione e di tributo di onore che possiamo quest'anno dare al Santissimo Sacramento, un'ottima espressione da dire a Gesù con il cuore stupito sarebbe: «Mamma mia, che ti sei inventato!» L'Eucaristia è veramente qualcosa di eccezionale. Non esiste cosa alcuna sul pianeta Terra, e personalmente penso anche al di fuori del pianeta Terra, cioè in tutto l'universo, penso che difficilmente si trovi qualcosa che si possa paragonare ad una sola Santa Messa. Noi non ci rendiamo conto purtroppo di queste cose. Ad una sola Santa Comunione, ad una sola ora passata in orazione e adorazione davanti a Gesù sacramentato. Molti di voi venerdì scorso hanno trascorso un po' di tempo davanti a Gesù esposto come ogni primo venerdì per la giornata intera. È tale e tanta la grandezza e la portentosità di questo dono dell'Eucaristia quanto incomprensibile, lasciatemelo dire, esecrabile e immensamente triste lo speculare oceano di indifferenza, ingratitudine e non di rado sacrilegio e offesa con cui gli uomini, anzi i battezzati, non i pagani peccatori che non conoscono Gesù, i battezzati ripagano questo dono divino, cosa certamente da parte di molti è vissuta con grande inconsapevolezza e incoscienza, però rimane comunque dal punto di vista oggettivo di una gravità a dir poco inaudita. Spero che per molti sia consapevolezza e incoscienza, mancanza di formazione. Mi avete sentito dire, io lo ripeto in continuazione, chi non va a messa e non fa la comunione, sono due le cose: o è un diavolo, perché il diavolo fa la guerra diretta all'Eucaristia, odia Gesù, o è incosciente, speriamo, oppure è matto, perché
se tu c'hai Dio in terra e non lo vai ad adorare, non vai a partecipare al sacrificio che Lui ha fatto per te, non lo ricevi nel cuore, credendoci, o sei fuori di testa, o sei veramente un diavolo. Credo che per molti sia incoscienza, inconsapevolezza, poi colpevole o incolpevole, solo il Signore la può giudicare. Certamente il mistero dell'Eucaristia è quello che più degli altri mette a dura prova la nostra fede. Terminata la consacrazione, cosa dico io sempre? Mistero della fede. Cioè, questo è un mistero. Non ci puoi accedere se non attraverso la fede. Perché? Perché non c'è nessun'altra forse verità di fede in cui la fede è messa a dura prova. Perché? Non si vede in nessun modo, capite, la presenza di Gesù nell'Eucaristia. Altro è ciò che gli occhi vedono, altro ciò che c'è nell'ostia. Occorre essere certi del contrario di quello che i nostri sensi vedono. Dice, ma come si fa? Quindi, altro, chi fa la comunione avverte il sapore del pane azimo. Quindi altro ciò che il gusto avverte, altro ciò che l'ostia è diventata. San Tommaso diceva nella bellissima sequenza che si recita nel Corpus Domini: è certezza a noi cristiani, si trasforma il pane in corpo, il vino diventa sangue. Certezza, ma non constatabile. Sapete che non per nulla la festa che celebriamo oggi si situa proprio in questo orizzonte. Penso che l'ho raccontata l'anno scorso, ma è sempre bene ripassare, no? La festa è stata istituita in conseguenza di uno dei più grandi e noti miracoli eucaristici avvenuti in Italia, il miracolo di Bolsena, no? Che cosa era successo? C'era un mio confratello, un sacerdote boemo, che non riusciva a capacitarsi di come potesse essere davvero presente il Signore in un sacramento in cui nulla, ma proprio nulla, dà apparentemente adito a poterlo ritenere. Non so voi cosa immaginate, no? Magari i fedeli immaginano che il sacerdote, quando celebra, chissà che cosa sente, vede, magari. Cioè, se abbiamo un po' di devozione, meglio, ma forse Padre Pio vedeva quello che succedeva durante la messa, ma anche un sacerdote come voi deve fare un atto di fede, ancora più grande, d'accordo? Perché a me Gesù mi si trasforma nelle mie mani con le parole che io pronuncio in suo nome, in sua persona, anzi, quindi. E anche io apparentemente non vedo niente. Sto povero sacerdote non è che voleva essere miscredente, diceva: ma Signore mio, io ci voglio credere, ma mi sembra proprio impossibile, ma com'è sta cosa? E sapete cosa fece? Dice: adesso me ne vado in pellegrinaggio a Roma, alla tomba del santo apostolo Pietro, da cui parte la fede cattolica, chiede sta grazia che mi liberi da questi tormenti, che mi aiuti a crederci veramente. Così è nata questa festa. Che succede? Che andando a Roma si ferma, allora andavano a piedi ai pellegrinaggi, non c'erano gli aerei come oggi, si ferma poco prima di Roma, vicino Viterbo, quindi a Bolsena, alla chiesa di Santa Cristina Martire, una bambina di 12 anni morta in maniera eroica, una storia bellissima quella di Santa Cristina, chiede di celebrare la messa e la va proprio a celebrare nella grotta di Santa Cristina, in cui sono custodite le spoglie della martire. Che succede? Celebra la messa, il rito antico, quando pronuncia le parole tradizionali della consacrazione, hoc est enim corpus meum, che succede? L'ostia comincia a trasformarsi in carne, inizia a sanguinare, macchia la tovaglia, macchia il corporale, macchia l'altare, e sapete che le lastre tinte di sangue sono ancora oggetto di venerazione a Bolsena, mentre il corporale e i sacrilini sono custoditi nel Duomo di Orvieto, non molto lontano, no? Dei fatti viene informato il Papa, allora era Urbano IV, l'evento accade nel 1263, durante l'estate del 1263. L'anno dopo, l'11 agosto del 1264, cosa fa? Il Papa estende a tutta la Chiesa la solennità del Corpus Domini, che per la verità già si celebrava da qualche tempo nella diocesi di Liegi, però era una celebrazione ristretta, limitata a una diocesi. Dice: no, il Papa dice: con questo miracolo, una volta all'anno, tutta la Chiesa deve fare una giornata in cui riflette sul dono immenso che il Signore ci ha dato con la sua presenza nell'Eucaristia, ricordando anche questo miracolo, no? Perché questa festa era così importante? Perché c'erano
delle dottrine ereticali, per la verità oggi stanno un pochino ritornando, che affermavano che la presenza di Gesù nell'Eucaristia non è vera e reale, ma è simbolica. Fermiamoci un attimo, piccoli e grandi. Voi che pensate? Che nell'ostia, che credete? Questo è un fatto profondo. C'è proprio Gesù o è un simbolo? Sì, l'ostia rappresenta Gesù, ma non è che c'è proprio Lui. Che pensate? Perché se uno pensa che l'ostia rappresenta Gesù, ma non è che c'è proprio Lui, non è in comunione con la fede cattolica e con la Chiesa cattolica. È sostanzialmente eretico. Perché la Chiesa crede che nell'Eucaristia Gesù è presente in corpo, sangue, anima e divinità con nessuna differenza da come è presente in cielo adesso seduto alla destra del Padre, nessuna è. L'unica differenza è che in cielo lo si vede, come dire, visibile con le sue membra fisiche come le nostre, e nell'ostia è nascosto dietro le specie eucaristiche, nessun'altra differenza. È una cosa grossa. Allora il Papa estende questa festa a tutta la Chiesa e chiede a San Tommaso d'Aquino, che era vivente, San Tommaso d'Aquino è morto nel 1274, di scrivere la messa, la sequenza e tutto quanto l'ufficio del Corpus Domini. Quella lunga sequenza che abbiamo letto prima del Vangelo è stata scritta da San Tommaso d'Aquino, che è stato uno dei teologi, dei dottori della Chiesa, che più degli altri è riuscito a penetrare dentro il mistero dell'Eucaristia per quanto è possibile. Infatti, se vedete le rappresentazioni, spesso San Tommaso viene raffigurato con un'ostia con la scritta JHS, Jesus Hominum Salvator, sul petto, proprio per questa sua straordinaria capacità di penetrare dentro il mistero dell'Eucaristia. Concludiamo. Le letture della liturgia odierna fanno tutte riferimento ai sacrifici, la prima lettura, no? I sacrifici vetero-testamentari, di cui quelli vetero-testamentari erano prefigurazione dell'unico grande e vero sacrificio, sacrificio della croce, che è stato perpetuato dal Signore nella Santa Messa con l'ammirabile invenzione dell'Eucaristia. Se una persona vi chiedesse: ma che cos'è la Messa? Sapete che cos'è la Messa? È il sacrificio della croce reso presente sotto forma sacramentale, ma vera qui ed ora. Stop! Ci vuole poco a rispondere a questa domanda, non è che ci vuole una laurea in teologia. È quanto mai necessario oggi ribadire ed insistere con forza nell'affermare la presenza vera, sostanziale, reale, personale di Gesù nel sacramento dell'Eucaristia. E è compito nostro, anche mio, nei vostri confronti, aiutarvi, perché oggi non è così diffuso questo senso. Quindi formare i fedeli al rispetto e all'adorazione interiore ed esteriore. La cosa più importante è il cuore, ma anche il corpo. Sapete, ci inginocchiamo durante la consacrazione, ci si inginocchia quando si espone il Santissimo Sacramento, non per fare un gesto formale ed esteriore, ma è una cosa importante perché l'esterno, come dire, esprime l'interno. Se io adoro Gesù, anzitutto lo esprimo e glielo faccio vedere nel mio corpo, ma faccio anche un atto pubblico, capite, di fede, perché se qualcuno mi vede inginocchiato, io do un buon esempio. Se quello si inginocchia, vuol dire che ci crede. Non è detto che chi non si inginocchia non ci crede, perché magari uno non si inginocchia perché ha l'artrite e non può inginocchiarsi, no? D'accordo? Però potendo farlo, bisogna farlo, non è una cosa opzionale, perché è un modo con cui io dico a Gesù: col mio corpo ti adoro. È un modo con cui io dico davanti a tutti: io lo adoro Gesù e non mi vergogno di farlo vedere. Non ci dobbiamo vergognare di questo. Sapete che forse anche da queste parti, non so che aria tira, ma mi sa che anche da queste parti tira un po' quest'aria, no? A volte sembra che andare in chiesa sia una cosa di cui un pochino vergognarsi. Questo vale specialmente per i maschietti, cioè andare in chiesa è una cosa da donne, se ci vanno, d'accordo? Se ci vado lontano, vicino alla porta, e guai a me se che mi metto in ginocchio, mai io, perché mi sembra una cosa che in qualche modo mi faccia diminuire di sensibilità e di onore. Voi sapete che nella tradizione cattolica abbiamo, concludo, dei re imperatori, non so chi di voi conosce San Luigi IX, re di Francia. San Luigi IX, re di Francia, si ascoltava tutta quanta la messa in ginocchio, dall'inizio alla fine, e attenzione, la messa di prima era più lunga di quella adesso, e quando gli portavano l'inginocchiatoio da re, quindi col tappeto, col cuscinetto di velluto, con tutte quante le cose fatte bene, lui lo ignorava e si metteva per terra,
ginocchiato per terra, non sugli inginocchiatoi, su per terra, sul pavimento. E se qualcuno gli diceva: ma maestà, forse i ginocchi sul pavimento non è una cosa degna da re, se stia in ginocchio ma stia sull'inginocchiatoio, che è una cosa un po' più dignitosa, sapete chi rispondeva? Dice: ma il nostro Signore Gesù Cristo è morto nudo sulla croce, non ha avuto paura di perdere la dignità, io posso tranquillamente starmi in un'oretta ginocchiato per terra, non succede niente, non succede. Capite, no, quando la fede è viva. In una sequenza in una strofa della sequenza di oggi abbiamo detto queste parole, tradotte letteralmente, non come sono tradotte: osa quanto puoi, osa tanto quanto puoi quando stai davanti all'Eucaristia per esprimere la tua adorazione, poiché è maggiore di ogni lode, lui ne farai mai abbastanza nel lodarlo. Sia dunque sempre lodato, adorato e ringraziato Gesù nel mistero del Santissimo Sacramento dell'altare, che è il pegno sublime e indelebile del suo eterno e infinito amore per noi. Siano lodati Gesù e Maria.